grande fumettista Milo Manara, soprattutto ricordato per le sue donnine, si dice un po' uno stereotipo, forse anche la ricerca della bellezza e il fatto che si sia interessato alla vita di Caravaggio e l'esigenza di ha sentito l'esigenza di dedicarsi di più a un qualche cosa di realistico rispetto alla carriera di questo grande artista italiano? Come per riscattarmi, diciamo, da una vita dissoluta precedente? No, era perché ho condiviso, ovviamente, mutatis mutandis, fatte le debite proporzioni, quindi nel mio piccolo, voglio dire, ho condiviso anche certe sue frustrazioni, insomma, perché ho subito a mia volta delle censure, ecco. Però vabbè, insomma, la scelta di Caravaggio è per celebrare uno delle colonne, dei pilastri della storia dell'arte mondiale, e uno degli artisti che ha avuto una vita avventurosa, proprio adatta a essere raccontata al fumetto. Dove sarà possibile leggere le avventure di Caravaggio? Ma uscirà un libro entro la fine dell'anno, spero comunque per i primi dell'anno prossimo uscirà un libro di edizioni Panini. Grazie.